Nero e sfacco. No, vabbè. Allora. Ah, avevamo preso la mano congelata. Giusto. Ah, nella scorsa parte, l'altro ieri, avevamo dovuto prendere la mano congelata. Sì, finisce tutto oggi per Lul. Sì, finisce. Almost ruined. Esatto. Quindi. Non ti avevo già ucciso l'altro ieri. Che palle di culo che sei. Che culo di palle. Quindi. Dovevamo fare cosa? Ah, è vero che abbiamo la mappa. Cioè, adesso noi ce l'abbiamo la mappa. O meglio, sappiamo che c'è. Dobbiamo trovare il crematorio. Verso dove sto andando io? Verso di qua. No, io devo andare di qua invece. Devo andare di qua. Ho appena guardato lo status dei server di Reddit e vanno tutti, quindi è strano che non vada. Vabbè, quando poi finiamo so ci rifacciamo un salto. Ragazzi, se non avessi l'esame domani, per cui poi devo staccare un po' prima, cioè non un po' prima, non posso andare avanti fino all'1:30, me ne sbatterei e direi chissene. Non so dove devo andare però, aspettate un attimo. Anche se ho la mappa è un po' confusa, perché se io vado di qua... Io dovrei andare là dove c'è il pallino. Come minchia ci vado? Allora, come ho fatto a giocarlo anni fa questo io? È difficilissimo. Manca circa perché un'ora e mezza alla fine. Ok, forse di qui. Sì, strada giusta guardando la mappa. Questo si chiama ragionamento. Quindi ragazzi, manca circa un'ora e mezza alla fine. Quindi possiamo finirlo oggi. E tu? Come faccio a uscire? Quali sono le regole? Da quando fa le live fino all'una e mezza? Beh, no, a volte allungo fino all'1:15. Ci sono persone più interessate nel trovare me che nel liberare te. Puoi convincere che la tua vita è degna di essere salvata? Ma dipende cosa mi dà in cambio. Se mi dà la vagigia, se quell'uomo c'ha la vagigia e me la dà, a me va anche benissimo. Sa ragionare, Pog. No, però vi giuro, ho controllato, manca letteralmente un'ora e mezza. Non c'è mai abbastanza tempo per fare le cose, vero? 3 minuti e mezzo per fare cosa? Dimmi cosa devo... Ok, cioè, allora, ora devo capire un attimo cosa devo fare. Devo attivare i due circuiti. Ah! La vagigia di Sou. Anele clap, anele clap. Quindi speedrun, Pog. Io ci provo, ma esplodo. Se faccio speedrun, esplodo. Comunque, ragazzi, voglio ritornare un po' anche su YouNow, Quindi, se domani... Il recap finisce abbastanza presto e l'episodio di The Walking Dead pure. Facciamo anche un po' di YouNow, che la scorsa volta era andato bene. La scorsa volta abbiamo conosciuto l'araba, abbiamo imparato Canbrake e quell'altra cosa per dire Salvini ti voglio bene e per dire mamma quando è pronta la pasta. Quindi volevo un po' portarlo. Questo è così, questo è così. Che banalità, su via mi sto annoiando. Oh, che noia, questo è per forza così, cioè così, scusate. Questo è così, che noia ragazzi, che noia però. Perché questo si fa così. Questo si fa così. E voilà. E che culo della merda. Ok. Ne manca uno. Ne manca uno. La mamma è la pasta, Pog. 500 QI, Pog. Assolutamente, baby. Ok, l'altro dovrebbe essere qua perché là c'è la porta. Sì. Ora però c'ho paura dei fili, che poi devo rifare tutto. Non ne vedo. Non ne... Ah! Cosa mi ha ucciso? Cosa mi ha ucciso? Ma in teoria mancava un'ora e mezza. Se ne mancano due perché muoio... Di vecchiaia così non è colpa mia. Ma ho capito, ma per cosa sono morto?
E domani, ragazzi, facciamo il sondaggio. Ragazzi, cosa importantissima, ragazzi. Domani facciamo il sondaggio, su cosa portare insieme a Crash. Tra le opzioni, eccolo qua, l'accoppiatore. Ah, ecco. Tra le opzioni di cosa portare insieme a Crash ci sarà Resident Evil 7, Silent Hill 4 e Dark Souls 2 e altra roba. Quindi domani c'è questo sondaggio qua che è abbastanza importante, ragazzi. Ricordatevelo. Sì, ho messo in mezzo sia ho messo Dark Souls 2 perché piace tanto a me, Resident Evil 7 perché me lo avete chiesto voi, qua c'è la farina e il resto della roba, tipo Silent Hill 4 perché è horror. Quindi vediamo domani che cosa vince, però vabbè, già so che cosa vincerà, però vediamo domani. E chi si dimentica, Pog? Tutti gasatissimi per questo incredibile sondaggio. Allora, sto cercando di farlo usando i miei 500 QI, anche se è abbastanza banale e scontato. Sto cercando di non farlo sembrare troppo facile perché poi vi annoiate. Questo è così, dai, che noia. Sì, esatto, quasi sicuramente prenderà pochissimi voti, quello là. Ah, anche Finch, giusto, vero. È esploso tutto? Sì, è esploso tutto. Il dolore fa facile per te, Obi, quello che ti offro di più, ti offro una chance per l'umanità. Sì, lo so che perderà Dark Souls 2, lo so, però dato che abbiamo fatto il primo, io comunque per semplice questione di completezza l'ho messo. Poi se viene votato bene, se no chi se ne... Io comunque vi posso mettere qualunque cosa in voto, poi voi votate quello che volete, quello che viene votato si fa. Cioè, nel senso, so benissimo anch'io cosa vincerà, cioè Resident Evil 7, però io vi metto più scelte perché è giusto così, ovviamente. La democrazia è questa. Allora, io però qua mi sa che muoio. Non so quanta vita ho. Ok. Dai, veloce, cazzo. In culo della merda. Lui sa, Pog. Sì, no, lo so. Minchia, eccola. Tu. Dai, l'ho presa la valvola. Non l'ho presa. Ma che chiodo? Ma che cosa? Chiodo, schiaccia, chiodo. Ma non l'ho presa... che facile questo. Ma ero convinto di averla presa. Non vedo quanta vita ho, aiuto? Ragazzi, non sto capendo nulla. Undertale, lo inserisci? No, ancora no, però per ora no. Ragazzi, non sto capendo nulla. Cos'è sto posto? No, io la valvola... Mi sa che si è buggato perché la valvola... Vabbè, ma non credo che serva. Non credo che serva perché questa stanza è solo per farti perdere tempo. Aha, I saw you, mamma mia. Che ansia. Ciao, Ivory. Buonasera a te, Nari. Buonasera a te. Ma abbiamo un timer? Ma abbiamo 5 minuti e 50 per fare cosa? Chi è che parla? Ma c'è gente che parla. Ma c'è questo armadietto ha una barra della vita. Ok, aspettate un attimo che non sto capendo nulla. PPS, mi sto solo ansiando. Ah, anche se il grasso, il tuo grasso non ti ha protetto dalla scarica elettrica. PPS. Se gioca Undertale è la fine perché faccio la Genocide Run. Perché sapete già che farò la Genocide... Cosa? Perché sapete già che mi orienterò verso la Genocide Run di tutti gli NPC. No, in verità non lo so, cioè ho paura un po' di quel gioco. Mi ricorda troppe cose del passato. Se vedo tipo
il fantasmino, che non mi ricordo come minchia si chiama, mi metto a piangere. Mi ricorda troppe cose del mio passato che sto cercando di superare. Eccolo l'altro. Com'è che si chiama il fantasmino? E canta. E io canto sempre, ragazzi. Quando mai non canto? Ah, esatto. Napstablook. Ecco, già piano. No. Lo voglio evitare per quello. Quel gioco mi inquieta per questo motivo qua. Ok, no. Questa roba serve solo per questo. Questo è così. Allora questo va in su. È abbastanza strano questo qui, eh? Abbastanza complesso, ma ce la facciamo. No, non odio i fantasmi. Cosa mi manca questo? Ok, ancora ce n'è da fare roba? Basta! Qua ci vuole una bella ballata. Non hai mai dato una giocata ad Undertale? No, per una lunga serie di motivi. Cioè, non l'ho mai giocato sul canale, perché lo avevano giocato tutti. Non l'ho giocato mai nella vita privata, perché per motivi vari. Napstablook ha un effetto devastante su di me. Ah, che cazzo. Allora, ok ragazzi, mi devo un attimo concentrare, ok? Mi devo un attimo concentrare. È veramente difficile questo pezzo qua. No, come questo, come cazzo lo accendo? Così. Questo lo accendo così. Ok, questo allora va qua. Questo va qua e questo va qua. Allora ragazzi, scusate se non sto guardando in chat, ma sto pezzo è il delirio. Quanto tempo c'ho? 2 minuti, ok. Ragazzi, un attimo, vi prego. Se io lo metto così, questo lo posso collegare. Però questo qua rimane inutile. O forse lo metto così. Sì. Ok. Actual thinking. Aia. Se muoio adesso impazzisco come una iena, però. Fili ce n'è? No, no, ragazzi, se muoio adesso schizzo come lo sperma. We smart, boys, we smart. Quanto era eccessivamente complicato, però, quello. Siamo arrivati da Obi? O anche Nobi? Ti stai avvicinando il patto e il percorso per capire... Per il percorso verso la tua comprensione sarà tutto ingarbugliato, come la tua comprensione di ciò che faccio. Bla bla bla. Ok. Abbiamo trovato il crematorio. Abbiamo messo la mano... con le mani nude proprio. Cosa? Ma con le mani nude! Ok, abbiamo messo la mano ghiacciata. Cosa succede? Cos'è sta roba? Odia i fili. Ah, eccolo, Obi, trovato. Ciao, Obi. Ti sei isolato dalla società, creando una vita così vuota che hai dovuto cercare a me per un test, per una ragione per andare avanti. È un panettiere, Pog. L'unico modo per farti darti una chance, farti capire quanto la vita è preziosa. Sei in una stanza collegata a una fornace. Detective Tap è la tua unica chance di salvezza. Must be me, Fizz Badman. Buonasera a chi è arrivato adesso, che ho visto qualcuno arrivare ora. Moby non era quello del secondo... Oh no.
Amico, sei fottuto. Amico mio, sei fottuto. Obi non era quello del secondo film. A essere sincero, non me lo ricordo. Ok, quello sbagliato. Forse allora è questo. No, non è questo. Ah, questo si può muovere. Ah, aspetta. Allora, quest'uomo si sta scaldando un po' troppo, eh. Non so se l'avete capita. Dovrebbe essere questo. Vai, dai. Get good. Spero sia il primo che ci becchiamo, perché sennò quest'uomo è sempre più fottuto. No, non è questo. No, non è questo. Ok. Minchia, il secondo l'ho fatto al volo. Dammi il terzo, dammi. Questo sarà più difficile. Almeno credo, il terzo. No, è chiusa quella lì. No. 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 Questa può andare, questa può andare. Sì! Ragazzi, ragazzi, ragazzi. Zlatan Lewandowski. La mia cultura calcistica, eh. Perché Fifi Weirdman Club? L'ho fatto benissimo, ce l'ho fatta. Io ho improvvisato di essere testato, di imparare. Stavo per farcela. Zlatan Lewandowski, Fils Weirdman. Ma perché? È giusto. Per capire la storia di Undertale bisogna finirlo almeno tre volte. Allora no. Sei pazzo come lui. Beh, siamo in un manicomio, siamo tutti pazzi. Ma che frase è? Conosce i calciatori, Didocci. E poi se ne camminano sempre in questa maniera verso un qualche posto. Che fastidio sta cosa. Olè, dov'è lui? Ah! Sì! Dai! Dai che t'ho salvato! Dai che t'ho salvato! Dritto nei reni, guarda! Zaea nei reni! Boom! Zack! Ma senti che rumore! Il Fifi's Weirdman Club era per la battutona di prima. Ah, ok. La tua sesta vittima. Molte persone evitano il dolore e la sofferenza. Non tu, detective. Pensi che una vita non piacere sia una vita sprecata. Ma cosa? Ma perché mai dovrei pensarlo? No, tranquillo, no. Ma quello mi segue, no? Le ossa che si spaccano, Gregas. Ma sì, esatto, dei pugni incredibili. È pieno di riso quell'uomo. Eccolo che mi... guarda qua. Questa spogliarellista un po' in carne. Cosa mi... Ma perché? Ma perché nell'acido muriatico? Sì, non vedo nulla però. Non vedo nulla. Eccola! Cazzo! Sono morto. No, ce l'ho fatta. Però ho perso tipo tutta la vita. Munca mega. Non l'ho presa? Buonasera, Dido. Buonasera, Candy. Finalmente ce l'ho fatta venire a vedere la live. Dov'è? Dov'è? L'ho presa a casissimo. L'ho presa a casissimo nell'acido. Buonasera, ce l'ho fatta venire. Knuckles, benvenuto in tempo. Buonasera anche a te. Cos'è? Sprecando la tua vita a cercare Jigsaw. Non vedi che questo ti sta facendo un regalo? Ma non proprio, non credo. Ti manca la prospettiva giusta. Non posso star lì mentre tu butti via questo regalo. Ma cosa? Velocissimo se ne va. Chiudo la porta. E ovviamente mi serve una chiave che in teoria io avrei, però ok. Velocissimo fugge. Una gazzella quell'uomo. Grida. Grida calo. Mica che. Questa sì che era una battuta però raffinata. Grida calo. Ok. Ci serve una combinazione. Ma come corre Pog? Velocissimo.
Spam in chat di qui non ho gli attrezzi per farlo. Ok, adesso sì. Ho preso una siringa. Ho mille siringhe in verità. Facciamo questo, mi sembrava facile da lontano, sì. Cosa ho preso? Altri schemi per le trappole, altre cagate. E quindi? Ah, forse là che c'è la TV. Il fuggitivo treno. Quella era la vittima treno. Ecco, anche il treno è una meme fantastica che avete creato voi. Il bidello treno. Il bambino treno. Il cane treno. Cerchi così tanto le prove che... dati che puoi vedere, informazioni che puoi vedere, bla 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 bla. Ok, dobbiamo accendere questi affari. 1, 2, 7. Ok, ho visto il codice, a posto. Il cane treno, Pepe Hens. E anche per quello che voglio portare una serie horror vera, tipo appunto Silent Hill 4, Resident Evil 7, ok. Perché, cazzo... ci manca 127. Come no? C'era 127. 1 a 172 era. Se era 127, al contrario possono essere 127, quindi 712 712 oppure 217. No, allora c'è qualcosa che non va. Lo stern treno. Ma scusa, ma c'era una combinazione? Sono un po' confuso. Chi è che parla? Ah! Minchia, ma sei scemo? T'ammazzo la vita. Coglione. Monca mega. Chi è qui? Ho preso la mazza. Metti il fusibile. Fai le cose. Ma è sta roba in rossa? 1, 2, 7 al contrario è 7, 1, 2. Ma no, vabbè, non volevo dire al contrario nel senso di contrario. Al contrario nel senso di prendere quei numeri e metterli in un altro ordine. Non esattamente al contrario. Mi sono espresso male. Non puoi rapirmi di nuovo, non lo so fare. Ma basta, ma prende sempre le stesse persone, cos'è? One shottato, avevo il bisturi, avevo. Avevo lo scalpel. Cos'è quest'aria enorme? Guarda. GTA proprio. Siamo all'entrata del manicomio, mi sa. Agli ai vetri per terra. Ok. Alla sinistra o alla destra mi mangio la minestra. Per farlo in rima. Se no c'è scritto a sinistra o a destra. Open world pog. Ragazzi. Ah. A un lato o a... Perché in spagnolo? A un lato o all'altro, en cada camino veras la luz, silla de terapia. Ma perché è diventato in spagnolo all'improvviso? Aiuto, perché è diventato in spagnolo? Ma cosa? Cosa succede? Ma baghissimo, incredibile. Cosa succede? Della mano bailante. Comunque ragazzi, la scelta come al solito è vostra. Destra o sinistra? La scelta è vostra. Destra o sinistra? En cada camino veras la luz! Destra, destra, sinistra, sinistra, dritto, sinistra, destra, 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 sinistra, destra, sinistra, sempre a destra. Sinistra è sfac, destra, dritto, destra, sinistra, ok, vince tantissimo la destra, ok. Destra, vediamo. Vediamo cosa c'è a destra del camino della vera... Cosa ho fatto? Il camino della vera luz! Eddie Guerrero! Si va. Qua dentro perché c'è... Ah! Che palle. Omega Lul. Omega Lul.
Omega Lul. Questi CD di gioco. A questi CD di gioco originali. Knuckles, non so a cosa ti stai riferendo. Non capisco proprio la tua ironia in questa cosa. Non capisco proprio. Ormai si va. Basta, vetri. Ormai si va a destra e sfacca e basta. Guarda sto filo che non si vedeva mai. Ma non hanno senso poi queste trappole. Fastidio. Stiamo solo a far prendere gli infarti. Di qui? Percorso sbagliato? Ah no. C'è qua il cosino da attivare, ok. As always, ci dovrebbe essere qua l'armadietto con il cazziatone dentro, giusto? Ma questi qua ci sono solo siringhe, non mi servono un cazzo. E bende. Ah! Non hanno senso, le trappole sono piazzate a caso di Dovu. Ma è vero. Ma è tutto vero. Sono davvero messi a caso. Niente, niente. Un accoppiatore, dove minchia? Un'ascia, cosa ho preso? Cos'è, un'ascia per i nani? Il nano armato di ascia siamo noi. Ce l'abbiamo? No, non l'ho raccolto. E quindi? Destra era sbagliata? Ecco dov'era la merda dello schifo. Le trappole che non servono di DW. Eh no, era invece era per quello. Ok, questo mi sembra abbastanza banale. Mi sembra abbastanza veloce. Questo si fa così, questo si mette così. Questo si collega qua, questo qui, questo così. Cosa manca? Lui. No, chi manca? Lui manca. Lascia, lascia e porta la porta. Perché ogni tanto poi mi compaiono i cosi del mouse senza che tocchi il mouse? Master Genius di DW Club. Quindi ricordo ragazzi che se non riusciamo a fare il recap poi a fine là 038 038, se non riusciamo a fare il recap a fine live non mettete altre meme perché le vediamo domani. Tutto qua, ve lo ricordo. 038 03, dove minchia siamo? No aspetta, non sto capendo. Chi è che grida? Paura, senso di colpa. 038, guarda quanti codici in chat. No ragazzi, è facile. Sto qua me lo ricordo. Sucate, visto? Sono più bravo e forte. Allora, trova una lampadina. Trova una lampadina nella caffetteria e trovane una nell'housing. Ok. Ce l'ho fatta. Anche senza le vostre trolline trollate. Ah ah. Pepe Pains, muoio, vero? E vabbè, ragazzi, la curiosità è sintomo di intelligenza. Ok, sono semplicemente stato molto curioso. Se vi viene da ridere davanti al fatto che sono stato curioso, è perché vorreste essere intelligenti come me. Di dovu. Se non la pensate così, siete dei poveri pazzi. Odia i suoi iscritti, Dunscript. Non c'è niente a fare qua, fra l'altro. Anche le scimmie sono curiose. Di dove? Infatti le scimmie sono un anello molto importante della evoluzione della storia. Esatto, esatto. Sì, comunque muore sempre malissimo, sempre tutto duro. Ah! Poi c'è sta risata di merda, tipo per dire c'è un coglione. Dove era sto posto che non mi ricordo già più niente? Ah, ma non c'era lui. Dove l'ho tirato? Aia! Ma cosa succede? Cosa sta succedendo? Aiuto. Ah, basta. Ma non c'era quest'uomo prima. Non c'eri. Cosa fa? Cosa corre nel gas? Conto manca la fine del gioco e un'ora circa. Non ho capito nulla di quello che è appena accaduto comunque.
Non ho capito niente. Poi ha detto basta. Fuck this shit. Ed è corso nel gas. Dov'è il filo che non lo vedo? Eccolo lì. Fanculo. Un'ora circa e mezza di W. Qua c'è il trappolozzo sicuro. E invece dove... Ma è la stanza di prima. Ma basta. Ah, guarda quante. Ma guarda quanti fili. No, non voglio l'accendino. No, no. Cosa? Cosa c'è che non va? C'è un freezer con le mosche davanti. Oh! Devo trovare una chiave per il freezer. Basta che non mi... Oh, guarda, ancora, ancora, ce n'è ancora. Ancora, disarmalo da qua. Please. Bravo, bravissimo. Qui ce n'è, prima che poi ci esplodo dopo. Odia i fili, sì. Per una volta è vero. Non è una meme. Find the grinder to get the key. Non mi ricordo cosa vuol dire grinder. Cos'è un grinder? Oddio, non me lo ricordo proprio. Comunque è gigante l'ambiente di gioco, madonna. Grind the pigs to float. Di cosa stiamo parlando? Gas brick. Ah, oddio, bellissimo. Sì. Ma che schifo. No. Prendi, prendi. Ma è bellissimo. Ancora. Monca X. Tiro. Tiro mattoni alla cazzo. Uomo arriva qui. C'è il detective Tap che è pazzo. Fa cadere i maiali perché questo è il mio intrallazzo. Olè. No. Dai. Ancora la merda. Dai. Dai. La strage incredibile. Dai. Ancora, ancora. Perché sta mira di merda? Ancora! Pog as fuck! Pog! Ah, ma è finito, no! Mi stavo divertendo un botto. Abbiamo anche fatto il nuovo rap tipo Amnesia. E li manca tutti. Pog! Dov'è il freezer? Non trovo il freezer? Possibile? Ah, eccolo. Come faccio a far cadere i maiali tirandoci un mattone a fianco? Perché non sai con che forza li tiro. Li tiro con una forza immane. Dov'è la porta? Allora, la valigia non si porta, la porta non si valigia. Allora, tira. Tira. Denuncio alla PETA. Odia i suini. Allora. Spingi questo. Dai però. Tira questo. Non so quanto tempo c'ho. Non vedo, non vedo. Con che mio. Sì, sembra la musica vera questa qua. Ma non lo so se lo è davvero. Sembra. Credo che sto facendo la cosa giusta. Credo. Mi sembra. Sì, comunque è molto simile alla musica vera. Sì, dovrebbe aver funzionato. Sembra giusto come. Sembra giusta come tattica. Tira indietro. Pepo Dance. Tutti gasati. Sì. Ok. E genius. 500 QI, 500 QI. Esatto ragazzi, 500 QI. Oh, e una lampadina è presa. La due, dove dobbiamo trovare l'altra? Nello staff housing. Comunque ci passerebbe benissimo. Ma basta metterli in diagonale e ci passa, eh. Non è che ci voglia tanto. E ora la prossima dove sarà? Allora. What? Confuso as fuck, non so dove devo andare. Indietro? Immagino di sì.
Devo trovare lo staff housing. Cafeteria security. Forse dalla parte della security. Lo staff housing. Dai. Ma io ti ho rovinato. You ruined my life. Quanto forte. You ruined my life. No, c'è... 200 QI, baby. 200 QI. Allora, adesso troviamo un po' questo staff housing. Staff housing, eccolo qua. Di qui. Di qui. Non ho molte altre indicazioni, aiuto. Ah, già. Era a destra e sinistra, giusto, giusto. Ora andiamo a sinistra. You ruined my life. Esatto. E si va. Ieri avevo fatto una roba da 5 di qui, che non mi ricordo neanche cosa fosse. E qui sei tu. No. Uccidilo in fretta, sennò si muore. Giochiamo a Insane. Giochiamo a Insane. Monca Omega Club. Giochiamo a Insane. Sarà divertente giocare a Insane. Mi si è buggato dentro la porta. Dai. Get good. Anele Club. Che ho capito. Dai. Adesso però lo so. Dov'è? Ma spawna? O arriva? Porterai mai Resident Evil? È quello di cui abbiamo parlato prima. È quello di cui abbiamo parlato prima. E forse sarà nel sondaggio. Ma li tolgono se muoio? Ok. Non c'è più. Quanto random. I nemici procedurali. Esatto. Adesso lo so. Buono a sapersi. Adesso lo so che quello che sento non riesco a tenerlo dentro, no. Metto al 100% e quello che prendo poco dopo lo spendo, e oh. Adesso lo so che non ho più tempo, ma sento che è vicino il momento, e oh. Allora. Così chiaramente, così chiaramente. Così chiaramente. Easy. Scusa, sono arrivato soltanto e stavo fuori K-Lun. Tranquillo, l'avevo immaginato. Tranquillo. Canta Fifi's Weirdman Club. Io canto sempre. Se non vi piace quando canto, vi mando a casa la mia Summer Compilation. La Summer Compilation è bellissima, ragazzi. Tipo quella delle tipo quella di Striscia. Che un tempo mi c'erano in edicola le Summer Compilation di Striscia. A casissimo. Non so che cazzo è che se le comprava. Guarda qua il capolozzo, guarda. Immense obsession can lead to ruin. L'ossessione di una persona può portare alla sua rovina. Dipende. Leveline? Sì, che fra l'altro io da vecchio mi avete detto tutti che assomiglio a Dezio Greggio, quindi. Striscia Summer Compilation for Swift. Cazzo in culo però ad Alibaba. E ora bisogna trovare un altro code. Un altro code Lyoko. Ok, qua. Ma Dino, conosci Code Lyoko? Sì, ma non l'ho mai vissuto. Lo conosco solo di nome. Ma stavo guardando un tizio che ho davanti. Non stavo... Aia, il culo! Non stavo per niente guardando te. Però che fastidio. Non si muove! No, ragazzi, qui... Cioè, il sistema di combattimento è più marcio di quello di Rule of Rose. Oh... Ancora X, sì, B, dai. Fagli il parry. Esatto, è tipo il PvP questo. Non vedo. Non si capisce, non posso vedere ciò che ho davanti. Cazzo di telecamera. Documenti, una lampadina. Opinioni Obsession. Ecco, quella è la mia ossessione. Quella sì che potrebbe portarmi alla mia rovina. Gli opinioni.
Adesso lo so che quello che sento non riesco a tenerlo dentro, no. Metto al 100% quello che prendo, poco dopo lo spendo io. Non c'è, c'è niente, no dai. No, non farmi fare le strade per niente, però. Che fastidio quando fanno così i videogames. Forse qua. Ma cos'è sta stanza per nani? Aiuto! Sono confuso? 204, 204. So che stai guardando, vieni nella stanza 204. Monca Mega. 204, ok. 204, veloce, veloce. Anch'io pensavo al backstab intanto che ero lì a guardare dalle peep hole. 204, 204, 204, 204, 204, velocissimi tutti. Prima che la chat mi confonda. PPS. Ah, ah, ah. Se non camminasse veloce come la luce su quei cosi. 204, 204. 204. Dai il culo, dai. Sì. Dammi sta lampadina, dammi. Dammi sta lampadina. Trova la stanza 204 nell'ala femminile. Finalmente. Finalmente quello che io e Tap stavamo aspettando. La... ma merda, ho sbagliato strada. L'ala femminile. Cosa? No, dove sono? Non pensavo si potesse cadere. Non pensavo fosse tutto interconnesso tipo Dark Souls. Madonna, è tipo Dark Souls. Cade, hai per lulle, cade. Controllo di non essere un robot perché state spammando. Controllo di non essere un robot. Ovviamente non sono un robot, ma voi spammate perché è giusto così. Mister Destructoid della vostra notte, a quanto pare più amata. No, 2-0, vabbè. Andiamo in tutte perché tanto poi mi servirà una chiave che si trova in un'altra stanza del culo di Alibaba. 204, 204. Jebaited. No, no, non sono stato jebaited. È che poi c'ho paura che sia vero. Non è jebaited. 204. Si è visto uno. Salve. 204 di qua. Ma io ho visto uno. Si vede niente, non si vede in sto posto. Quanto buio. Vedete, è un bell'horror sprecato questo gioco. Ah, del potenziale horror che è stato sprecatissimo. Andiamo giù. Sì, c'è anche la freccia. Non sono mica cascato, solo controllato se fosse vero. Ah, ah, eh sì. 204 point left. Esatto. Eccola. Si va. Tanto ora, lo sapevo. Ok, abbiamo la 6 secondi per fare cosa? 2. Cosa? Cosa? Ma. Ma cosa? Ma qua è che gioco insane, però. Perché sono un figo. Non ce n'è uno che vada bene, aiuto. No. Pronto, c'è qualcosa che non va. Ok. Ragazzi, che noia questi enigmi però. Ora cosa devo fare? Ritorna nel teatro? Ah, oddio. Come si ritorna lì adesso? E rimane fermo a guardare il timer. Ma erano 5 secondi, era impossibile che fosse un enigma vero. Erano 5 secondi. Vai, 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 vai. Che ansia che mi mettono però. Ogni volta sembra di essere sempre in un tempismo sbagliato. Zeclap. Vabbè, ma quelli sono facili. Non c'è, vero? Minchia, mi cago adesso io. Da dove siamo arrivati? Da qua. Siamo arrivati da qua. Speedrun. Voilà. Questo, qui c'è lo storage. Era di qua? No, non era di qua. Non era di qua. Dove cazzo era di qua?
Ok, teatro a sinistra. Meno male che ci sono i cartelli che indicano la via. Però come potete vedere, schiaccia patate gigante cosa? Le shortcut. Però come potete vedere ha un design incredibile, eh? Tutto il mondo.